2022 il mio giardino italiano privato, buona risoluzione. Buongiorno a tutti quanti, Dio ci benedica. Oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022, quello che il Signore in questo momento ci ha già dato in quest'anno, che la gloria del Signore sia sempre in eterno. Che Dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai, perché Dio dà sempre una possibilità a chi ha fede a Dio attraverso Gesù, e questo è un grandioso miracolo che Dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua e la gloria del suo Figlio. Gesù Cristo, quello che vi chiedo di non abbandonarvi mai: quando avete qualcosa, inginocchiatevi e pregate Gesù, mettendo tutto ai piedi di Gesù, e Gesù provvederà a portare tutto a nostro Padre Celeste, Dio d'amore. E con questo voglio ringraziare il Signore per quel che Lui ha fatto in questi lunghi anni della nostra vita e nella nostra casa. Venite dietro alla preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, oggi vogliamo venire a te attraverso tuo Figlio Gesù Cristo e i suoi piedi. Con tanto onore e gloria in maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai. Grazie Padre, grazie per questo nuovo giorno. Grazie per l'amore. Grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me, alla mia casa, la mia famiglia e tutto il mondo intero. Signore, metto tutto nelle mani del tuo Figliolo Gesù Cristo con gioia e con amore, sapendo e sicuro che Gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Bene cari, nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino. Che Dio ci benedica. Adesso ve lo faccio vedere globalmente tutti i giardini uno per uno. Questi giardini sono una valle meravigliosa. In questo momento vedete che ci sono dei filagni di piselli, filagni di
Ace sedano alberi sparsi di ciliegio che stanno portando molto frutto, alberi pruno, pere, mele. Questa è la famosa baracca presentata tre volte, altre baracche e il gioco dei bambini. Ecco, ci sono anche gli altri giardini. Vi faccio vedere altre baracche. Ogni lotto c'è la sua baracca, questi piselli che stanno fiorendo portano frutto, vi invito a venire a trovarmi per assaporare questi frutti, verdura eccetera, sono bellissimi, io ho tanta gioia nel cuore vedendoli, soltanto vedendo la media del mio cuore, vedete quando ce ne stanno, questa un albero di pruno, questi sono zar che stanno facendo il seme, queste sono le famose ciliegie regina, stanno maturando, sì, già alcuni stanno maturando, sì, sta avendo del rosso, vedete, tra qualche settimana due incomincerò a mangiare, si vedono moltissime fatti rossi, queste sono tutte fave, fagiolino, vedete quando ce n'è tutto fagiolino, questo albero di pruno, queste acce sedano, questo albero di fico, vedete ho anche le fico, quelle nere e quelle bianche. Che ve li farò vedere grazie al Padre Celeste, il mio Dio, queste sono fave. Perché un albero di ciliegio, vedete, il Signore mi ha dato tutte le qualità, questo e quello un po' piccolino, ma sta portando anche frutto, tutto alla gloria di Dio. Questi sono mele, pere, questo è un filagno di ceci. Questo albero grande e di noce grande, vedete come grande è, circa 25 o 30 metri alto massimo, ci sono noce per tutti gratuiti, venite e troverete anche per voi, vedete questi bastoncini piantate e segno che sono seminati. Piselli, fave, ciceri, lattù, che cavoli, sparacello, zarche e dovrebbero uscire tra pochi giorni, massimo una settimana ci sarà la nuova produzione perché ha piovuto. Adesso abbiamo avuto una grande siccità, adesso ci ha dato questa possibilità che caduta la pioggia ha piovuto in questa settimana e tra ogni bastone che c'è messo e seminato. Vedete tutti questi bastoncini che vedete tutte le buche seminate che uscirà qualcosa Dio volendo, anche qui abbiamo fagiolino è uscito questa settimana. Questo è albero di fico, questo è fico nera anche che piccolino.
ma nei prossimi anni porteranno frutto, Dio volendo. Qui è seminato tutto, lo vedete, tutti questi bastoncini che dovrebbe uscire questa settimana. Ha piovuto, è caduta la pioggia benedetta da Dio. Quello è un albero di olive. C'ho anche olivo e piccolino. Qui le fave sono già affacciate e fave presto mangerò anche le fave. Queste sono ciceri, questo albero di pruno e albero di pere, le mostrerò più vicino. Ceci, patate e anche le patate. Piselli e patate, albero di pruno, ceci. Queste sono pere, albero di pere, vedete che il frutto è in maturazione perfetta e ci sono altri alberi. Altri giardini vi mostro, albero di pruno, cipolla. Carote, queste carote fiori. Quanti fiori vedete, quanti cipolli. Patate. Questa zona verde. Tomati. Pomodori. Questo che mostro, lo vedete, ve li do a tutti in regalo, ne stappo uno, faccio vedere radici di tutte le qualità in maturazione. Ecco, vedete come grande, ce ne sono di diversi tipi, perché radici, quella bianca, come crescono con amore più grande, per quello che chiedo a Dio che vanno affacciando questo albero di fico bianco, fave diversi, fico di colori albarelli. Uno albero di ciliegie, vedete che anche i frutti quest'anno hanno portato tutti frutto, gli alberi che piantato diversi anni fa, vi faccio vedere con più da vicino, perfetto, e albero pruno giallo anche frutto. Questo è pruno dolce bianco, sono tutti in produzione, fave tutto alla gloria di Dio che ci sono, insalate, patate poco, purtroppo andranno perduti. Ce ne ho una marea. Una marea proprio, ce n'è dappertutto. Queste sono tutti uguali, tutto questa zona farò il seme di radici che si può fare. Ma se siete nei dintorni avvicinate posso offrire gratuitamente. Ecco, c'ho anche alla cocuzza lunga per fare la pasta, si fa la pasta a spezzatino. Ecco, questo è tutto seminato, dove si tutti questi bastoncini devono uscire, fave, piselli, tutto ciceri. Tutto seminato, settimana prossima escono fuori perché ha piovuto, ciceri, carote, queste dopo cucuzza, carche, fave.
fave, 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 tomati, pomodori, 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 cipolla, fave, fave, fave. Anche pure qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo, fave, cipolle stanno ingrossando la lunga fave. Fave, fave, lunga grande padre, grazie. Ciò anche i finocchi selvatici, fave quasi matura. Fave, 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 qui ho i finocchi selvatici. Fave qui ho fave, fave, fave. Lattuge, patate, fave, 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 origano, anche l'origano non mi manca niente perché io prego il Signore di ciò che ho bisogno e Lui mi dà tutto, Lui mi dà la mia forza, qui ce ne fave, 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 albero di cotugno, questa albero di cotugno, se dovete fare la marmellata, io non ne uso marmellata, ve li regalo a tutti, potete venire qui a fare la marmellata a settembre, questo è albero di pruno grande, cucuzza, zucchini, albero di bruno, cucuzza, zucchine, acce, sedano, petrosino. Queste sono mele, albero di mele, stanno diventando rosse, grazie Signore ci sta benedicendo, vedete come carico anche che piccolino e carichissimo di mele. Gloria di Dio, fave grande, fave, fave. Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelle lunghe, vedete, potete venire a mangiare. Potete venire, ve li do gratuitamente, Dio me li dà e io li do la gloria a Gesù. La penombra, quando c'è il sole forte, questo albero ci ripara dal sole, questa è cicoria per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cocuzza lunghe, queste acce sono i meloni, poi li mangerò, petrosino e peperoncino, fave, fagiolino. Fagiolino lungo, fave, cicoria. Albero di ciliegie grande, vedete come grande, grande albero di pesche, cicoria. Fave. Ciliegio. Stanno maturando patate, gioco dei bambini. Queste sono le pesche, vedete come è caricato quest'anno. Ho promesso di farci il lavaggio con insetticide adeguate per tutti gli insetti. Ogni settimana sembra che stanno maturando perfettamente bene. Sperando che nessuno li disturba in tetto o altro.
Questo albero è di mele, qui un albero di pruno, qui il raccoglimento dell'acqua dal tetto. È un paradiso terrestre, albero di Bruno Piselli. Tomate, pomodori, patate, pomodori, patate, cocuzza, giochini per giocare i bambini, pomodori, tomate, ciliegie. Guardate com'è grande questo albero di ciliegie, quando ce ne sono per mangiare, gloria di Dio e Gesù. Pesche, cucuzza, zucchine, fave, guardate quando ce ne sono ciliegie, alleluia, gloria al Signore. Qui vicino un albero grandissimo di ciliegie, ce sono due, uno dolce e c'è la marema. Si vede questo piccolino di, guardate, marema, ma è molto caricata, chi soffre di diabete ne può mangiare benissimo, tanto solchi e filagni di patate. Questo albero che caricato a marema, piccolino invece questo grande albero e ciliegia caricato che fa paura. Gloria al Signore, alleluia, Signore che caricato a tempesta, gloria al Signore, alleluia, giardino pomodori, albero di pere, il Signor ci sta benedicendo, gloria al Padre, fave, zucchini, fave. Fave, albero di fico, vedete fico nera adigia i frutti di fico. Pomate, 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 patate, noci. Finocchi, anche il prezzemolo, qui quanti bei alberi il Signore ci ha benedetto quest'anno, sarà la siccità. Guardate queste pesche, sono già belle grosse, bellissime, guardate che sono grossi, il Signore ci ha benedetti, questa sarà stata la siccità, magari, e che gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua, che piove troppo, si ammalano. Comunque non possiamo dire niente, perché durante la siccità è brutto e molta pioggia è anche brutto. Ma il Signore sicuramente ci benedirà ancora più migliore nei prossimi anni. Queste sono ciliegie, gloria di Dio. Grazie, grazie mio Dio. Grazie Gesù. Grazie per ogni cosa che fai per noi tuoi figlioli, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Pomate, zucchine, peperoncino, tomate, rampicanti, tomate, fagiolino.
faveto meit, albero di ciliegie, gloria al Signore, albero di pruno settembrino lungo e caricato meraviglioso, gloria a Dio. Pomodori, patate. Migliori pomodori per questi pomodori sono quelli ingannati rampicanti in alto pruno settembrino. Melanzane. Peperoncino, peperoni, mele. Patate. Zucchina. Pomodori. Fave. Gioco per giocare i bambini. Fave. Zucchine. Pomodori. Albero di pesca grandissimo, caricato grande, albero di ciliegie grandissimo, meraviglioso, mi farò mangiate che mi diverto, questo albero di pruno, quello giallo dolce, guardate anche questo albero di dolce giallo, albero di pere, zucchine. La sua proteggendo nel caldo in questi giorni. Tomate. Tomate, zucchina, quella lunga, patate. Cipolle viene, patate. Carote e patate. Pomodori. Tomate. Fave. Pomodori, albero pruno settembrino, come caricato, gloria di Dio, domani o domenica devo fare il lavaggio dappertutto, ogni settimana faccio lavaggio in tutti i giardini. Ecco questo albero anche di pruno, ecco uno, queste fico, quella nera, albero di pruno, albero di pruno, albero di pruno caricato e grande, ciliegie, mele, gioco dei bambini. Queste sono pere meravigliose e sono tutti in maturazione, che grande, e quando ce ne sono, posso saziarmi, dopo tutta la gloria va a Dio e Gesù. Pruno. Albero di pruno, questo albero è di pesche, guardate che caricato ho anche l'uva. Ciliegie. Fave, questo mele. Bellissimo, gloria di Dio, broccoli. Fave. Pomodori, tengo la salvia, più zucchina lunga, alla gloria e gloria al Signore. Ci ha benedetti, adesso voglio pregare per ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Padre Santo d'amore, in nome di Cristo Gesù voglio ringraziarti e benedirti di più, voglio benedirti per tutto quello che tu hai fatto ancora oggi per tutti noi, benedici tutta l'umanità, Padre, fai che ogni ammalato possa guarire. Fai che ogni ammalato possa trovare grazia e forza di essere assistito da te.
Padre, grazie Padre ancora che puoi svegliare a tutti quelli che sono in coma e dargli la possibilità di guarire e di essere ancora piene di vitalità. Grazie Padre per questo che tu fai, ti ringraziamo Padre nel nome di Cristo Gesù che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Ora giro la camera, cari, nella grazia di Dio e di Gesù. Oggi vi ho mostrato ciò che Signore ha dato ai suoi figlioli. Chi lo prega, Dio gli dà possibilità di essere santificato e sostenuto nella grazia sua, nella grazia del suo Figlio Gesù Cristo. Questa è una grande gioia per me oggi, dirvi inginocchiatevi alla presenza del suo figliolo Gesù perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà. Adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globali, informazioni che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito internet e che nominato ed è famoso, si chiama www.gesulalucedelmondo.it. Digitando questo sito voi troverete tutto quel materiale che avete bisogno per evolversi in Cristo Gesù, per guarire, per essere sanato. Non perché questo sito è mio, ma è guidata dallo Spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù, tanto che mi ha nominato servo dell'Eterno. Questo nome meraviglioso, ne sono fiero di essere un servo dell'Eterno. Invio altre informazioni entrando nel mio sito. Troverete nel primo link la foto di un GIF che si aprono moltissime foto della chiropratica Reinheim Darmstadt, tra cui la dirigo io personalmente questo link, e si tratta di chiropratica digital, pressione, rilassamento muscolare e mentale, anche di artrosi cervicale, ernia a disco lombare e di qualsiasi genere che l'uomo ha in difficoltà nel corpo e nella mente, psicologica e spirituale cristiana. Tutto è gratuito. Può telefonarmi o scrivermi in WhatsApp, prendere un appuntamento, anche che in distanza può venire, e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno, e dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale, si avverte già un inizio di beneficio, e proseguendo troverete la salute.
Io ho messo alcuni video nella pagina per poter poi capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli e le vostre menti e nel vostro essere in più. Un'altra informazione: tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito. Si richiede soltanto alla fine di ogni seduta di ogni beneficio un'offerta click e mi ti mostrerò http://www.gesulalucedelmondo.it/chiropratica-reinheim-darmstadt-troverai-la-salute.eitm come ti aiuterò e ti darò la possibilità di diventare protagonista personale. Se ti senti aiutato, guarito, assistito dallo Spirito di Dio di tutto quello che hai assaporato, sentiti libero di offrire un'offerta gradita a Dio. C'è il link sotto, cliccaci e copia il testo per il banco per donazioni alla missione Angelo Piccone per la costruzione della nuova clinica ove tutto è gratuito. Amen. http://www.gesulalucedelmondo.it/biglietto-visita-contratti-numero.htm e troverai le tue risposte a tutto perché Gesù sarà a tuo fianco in eterno. Donazioni per la nuova costruzione della clinica medica cristiana ove tutto sarà gratuito, vi sarà chiesto solo offerte volontari. Intestare Angelo Piccone, scrivere donazioni. IBAN DE 11 5.086 3.513 0004 3.895 49. E per estero della Germania utilizzare il BIC Genode 51 MIC Nome Bank Volksbank Odenwald. Dio vi benedirà a tutti. Amen. Shalom. http://www.gesulalucedelmondo.it/1-tutte-foto/pulsanti08.gif http://www
www.gesulaluce.gif My email angelopiconelicata@yahoo.it Telefono Angelo Piccone WhatsApp 0049 177 18 38 057 Preghiera guarigioni operazioni con digital ago pressione a distanza con la webcam Skype più vicini a Gesù Angelo Piccone installati Skype e mi aggiungi. Connettiamoci. Uno completo italiano da solo aiuti per tutto il mondo Capodanno 0101-2022 Il mio sito www.gesulalucedelmondo.it Troverete tutto salute e ricchezza materiale e spirituale tutto alla gloria di Dio Buona giornata a tutti Desidero fare una piccola preghiera di informazione che faccio sempre se qualcuno rivela e sente solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe, tutto questo lo avvertite perché avete delle distonie, queste distonie sono la vostra futura malattia. Perciò se avvertite solletico datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personale o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli bene adesso inginocchiamoci davanti la presenza del Signore ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù. Palesando e trasferendo tutto a Cristo Gesù. Il profilo del bene e della vita eterna vogliamo portare tutto quello che a noi ci disturba inquietudine malattie distonie tutto quello che ci ha portato al dolore alla malattia alla depressione Padre li portiamo a te li raccogliamo con le nostre mani sia all'esterno che all'interno li prendiamo e li buttiamo davanti ai piedi di Gesù adesso entriamo dalla bocca adesso ci sdoppiamo spiritualmente e proseguendo fino all'interno estorcendo tutto il dolore esistente le difficoltà le malattie facendoli fuoriuscire con il pensiero spirituale buttandoli ai piedi di Gesù sì ai piedi di Gesù. Visualizzando i piedi di Gesù ricordatevi che come li buttate in qualunque modo li buttate ai piedi di Gesù lui Gesù male non se ne fa sta aspettando voi che li buttate ai suoi piedi per portarli lui a nostro Padre Celeste.
Adesso preghiamo e lodiamo Dio Padre Celeste, Dio d'amore, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore sciatica, dolori nelle spalle, nelle braccia, in tutto il corpo, Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che in Cristo Gesù, Signore, ancora benedici me la mia casa, la mia famiglia, benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre nel nome di Cristo Gesù che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Il Signore sia con tutti noi, grazie a Dio che ci benedice ancora oggi. Volevo presentare ancora il massaggio con il bastone a misura di quello che noi vogliamo, sia quello medio sia quello piccolo a mano. Come avevo fatto notare altre volte, dove c'è dolore, pressare con tutta la vostra forza, decisamente monitorare, controllare, dopo il controllo dire che quando sente molto dolore voi pressate di meno finché il dolore diminuisca normale dopo 4 secondi. Il dolore dovrebbe diminuire in tutto il punto che state pressando il corpo, ovunque, nel cuore, nei polmoni, comunque nello stomaco, nel punto sentite. Lo stomaco, la digestione, e allora sentite il dolore, pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino e dopo 4 secondi che cosa succede? Succede che il cibo mangiato passa oltre la vescica, ovunque si trova, e va nel passo della digestione. Invece, dove ci sono dolori nelle vene che portano l'ossigeno ai muscoli o alle ossa, succede che con la digitopressione che facciamo noi blocchiamo la vena per 4 secondi al punto che il cuore pompa più forte il sangue per far arrivare ossigeno oltre il punto bloccato, così che avviene come le pompe che spruzzano in alto il cemento armato. Avete presente quando si fanno le armature di cemento armato con la pompa che spruzza il cemento a qualsiasi altezza che il pompista dà una designata pressione, così e nel cuore pompa sempre più forte, finché arriva a destinazione designata, dove l'uomo mettere in atto la pressione, il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco, questo bastoncino piccolo può preservare quando vuole essere tascabile. Io lo porto in tasca nelle possibilità, dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o cammino, e dove sono durante il giorno porto uno anche in macchina di riserva, e poi siccome bastone uso anche il mio gomito, a volte lo faccio con il gomito.
passando il mio gomito, vedete passando il gomito, fermandosi con il gomito 4 secondi dove c'è il dolore e togliendolo dopo 4 secondi il dolore diminuisce. Oggi questo bastoncino con una parte più grossa, ho messo la spugna con un nastro adesivo uguale quello che voi volete, nastro adesivo bianco, rosso, verde, non è importante, questo attutisce l'impatto del dolore per la prima volta quando si ha molto dolore e il corpo non è abituato. Io sono abituato ormai, posso buttarlo anche con questa punta che c'è qua, vedete? Molto appuntito. Lo faccio vedere, vedete molto appuntito, e io sopra questo posso pressare più forte per vedere meglio. Sono qui a cavallo sotto il ginocchio e sono sopra il bastone con il peso in equilibrio. Se c'è dolore lui va via, il dolore sotto il ginocchio, e questo bastone fa da digital pressione. Come il titolo attesta. Gomito o qualsiasi altra cosa, addirittura potete con la faccia sul bastone farvi salire i piedi di vostra moglie, di vostro marito sopra la parte dolorante nelle spalle, nelle braccia, nelle cosce, nei piedi polpacci. Comunque potete passare la persona sì nelle prime volte l'impatto, non rischiare troppo, fare piano pianino e dicendo alla persona se sente dolore. Se sì e se forte pressare piano del peso, non sovraccaricare tutto il peso vostro marito sopra, attenzione ogni cosa sia fatta con la massima accuratezza, sia attenzione perché a volte il corpo di una persona può essere debole e non può resistere al peso di una persona sopra perché grossa o pesante, praticare in persona a persona dipende il suo corpo e la resistenza in senso, nel senso che non ha fatto mai ginnastica, non ha camminato molto. Non ha fatto sforzi di nuotare in mare quando c'è l'estate, non ha fatto passi di camminare, di praticare sport, la suo corpo ha dato che non fa movimenti, porta alla morte, il corpo decade alla distruzione di se stesso, è così che l'uomo invecchia. Ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni. Perché si è abbandonata e il suo corpo a se stesso alla morte. Oggi si è scoperto. Diciamolo, si è scoperto da molto tempo che si è scoperto questa azione, che il corpo che è allenato si mantiene forte alla resistenza, alla giovinezza e a tutto. Oggi come oggi lo sport è vita. Oggi come oggi tutto quello di ginnastica è vita. Oggi come oggi la digital pressione è vita. Così la digitopressione, digitando nei punti vicino la fronte e le orecchie, a volte digitale. Da qui ne sono la del lato sinistro, previene la cura del mal di testa. Digitando così a girare.
Vedete, poi ci sono più alla radice del naso che avvengono cose che voi magari secondo tempo potrete capire, adesso non potete capire perché si liberano nuovi canali che prima non si conoscevano, la mente e con gli occhi. Ecco perché vi dico, il nostro corpo è una fonte divina, perché divina, perché Dio ci ha creato come Lui a sua immagine e siamo noi che lo trascuriamo. Siamo noi che andiamo trascurando, siamo noi che perdiamo la vista. Siamo noi che perdiamo la forza, siamo noi che perdiamo la memoria. Perché si perde la memoria? Perché non facciamo quello che dobbiamo, mantenere la nostra mente attiva con cose, con esercizi mentali. Esercizi di evoluzione, esercizi che mantengono tutte le cellule del cervello in esecuzione, mantenendo questi enzimi, queste cellule del cervello in esecuzione, avviene la nuova vita nel cervello, perché le cellule si autoringiovaniscono, le cellule diventano sempre più forti, più potenti, hanno più memoria e fin qui ci siamo. Ora volevo presentare ancora che cosa è lo schienario, l'ho presentato ultimamente, questo è lo stesso passaggio primo, secondo e terzo, quando uno inizia a cominciare dal primo passaggio presente, questo è il primo passaggio, mi metto qua così lo vedete, questa sbarra deve andare qua nel primo passaggio, che così la curva diventa più piccola e la schiena non rischia niente. Poi, quando la schiena comincia già a fissarsi e non sente molto dolore, si passa al secondo passaggio. Quando dopo giorni che la schiena va bene, si passa al prossimo stesso passaggio, che sarebbe questo, l'ultimo passaggio. Io con questo ho addrizzato la mia schiena e guarita. Immaginate, avevo la cervicale, ho guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male, sia di che anche dietro, guarito anche il braccio, che stava perdendo la forza dei muscoli, si stavano indebolendo, e con questo schienale e con la digital pressione e con questo passaggio che io ho mostrato altre volte, e lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini e la rete, sono bastoncini tagliati a misura, tagliati a 2 centimetri, volevo tagliare 1,5 centimetri, voi li potete tagliare quanto volete, incollateli con il silicone e mettete la rete sopra dei giornali per non avere contatto diretto con il pavimento, però vi ho fatto vedere altre volte e adesso presentiamo all'opera. Si rischia grande che il schienale è piccolo. Questi schienali hanno successo su di me, perché non solo questo, dovrò principalmente l'amore e la grazia di Dio. Prima prego il Signore mi illumina, mi aiuta e mi sostiene, perché adoperare queste attrezzature per la salute,
Se non si è prima la richiesta, vogliamo prima pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo due schienali e bastoni in anche il materasso che il piccolo che dà stimolazione sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio un massaggio di 15 minuti di massaggio con il materasso elettrico vibrante che anche manda delle vibrazioni, sono delle palline nel materasso una vicino all'altro che mandano vibrazione. Come se siete coricati in questo materassino per 15 minuti, come se vi trovate sopra una moto o sopra un carro vibrante oppure sopra l'aereo che in agitazione che vi vedete, queste sono le impressioni che vi do tutto il corpo, tutti i vostri muscoli di che? Come se tutti gli ormoni muscoli travagliano non se come in uno stato di spavento e a volte anche manda che sia la vibrazione del Signore quello scatto psicologico che non appena dice il Signore ritorna a vivere tu passerai positivo perché già il comando è riconosciuto dal nostro corpo dalla mente a al nostro inconscio passa positivo e come infatti il mio collo la mia cervicale è agevolata la mia schiena è guarita completamente le mie braccia sono guariti completamente sono tutti in travaglio una possibilità di tranquillità. Soprattutto perché ho pregato e vogliamo pregare anche noi adesso incominciamo venite dietro a me nella preghiera. Faccio presente che nella preghiera io porto tutto ai piedi di Gesù come si fa a immaginare i piedi di Gesù davanti a me o ad occhi chiusi o ad occhi aperti portare tutto il materiale organi malati che ci disturbano ai piedi di Gesù perché ai piedi di Gesù perché tutto ciò che portiamo ai piedi di Gesù lui li accoglie e li porta a nostro Padre Celeste, dove nostro Padre Celeste li purifica. Li guarisce se c'è qualcosa che non va li ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi perché ci vuole rinnovare giorno dopo giorno. Quando noi chiediamo a Dio Lui ci rinnova come vedete i cambiamenti che ho ricevuto nel viso, nel corpo, nell'anima, nello spirito, nelle braccia e nelle spalle. Perché io ho ricevuto il ringhiovamento dei capelli come vedete i miei capelli stanno affiorando mi avvicino per farvi notare vedete ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando così vicino stanno affiorando avrò una chioma come quando avevo 20 anni questa promessa che mi ha fatto il Signore che oggi poco mi interessa. Ma so che se il Signore ha fatto un miracolo e infine adesso ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto a me i vostri sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo.
Miracoli per te, sì, per te che stai guardando questo video, per te che sei all'oscuro dell'amore di Dio. Perché non è che esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi gli richiede. Se tu non hai creduto oggi, sicuramente crederai domani quando mi vedrai tra i vecchi video che avevo prima. Mi vedi senza capelli come quelli di prima, mi vedrai quei capelli neri da giovane e con molti cambiamenti piccole, evoluzione dello spirito e con evoluzione del cambiamento della mia personalità. L'evoluzione del cambiamento dei miei figli, della famiglia, nessuno ancora è convertito a Gesù. Ma il Signore mi ha promesso che per rispetto mio delle mie preghiere, anche loro saranno agevolati ma non salvati se mai daranno il cuore a Gesù. Loro stanno vedendo le mie testimonianze, loro presto si convertiranno da soli con i loro occhi. I miei cambiamenti di ciò che Dio fa per me adesso. Preghiamo Padre Santo nel nome di Cristo Gesù, veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare tutti i nostri problemi, le nostre malattie, svuotiamo ai piedi di Gesù, anche quelli interni. Entriamo per la bocca, entriamo nell'interno, nel nostro corpo, fino a dove c'è la nostra malattia o distonia, la prendiamo in mano, la malattia afferriamo con la mano, la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Qualsiasi cosa, tumore, sciatica, male della schiena, qualsiasi cosa che ci assilla e ci fa male, la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Tutti voi in questa stimolazione prendete in mano, mentre pregate con le vostre mani, sì nella vostra mano, e buttandolo ai piedi di Gesù. Padre Santo, dona forza a tutti coloro che stanno iniziando a pregare per una guarigione per la loro salute. Padre, ti chiedo di benedire ed aiutare e sostenere tutti quelli che possono anche loro iniziare a comprendere come pregarti, come lodarti con tutto il cuore. Padre, in questo momento nel nome del tuo figliolo ti chiediamo di benedire tutta l'umanità. Padre, benedici ancora tutti i bambini, gli anziani, benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, benedici ancora quelli che sono in coma. Padre, che possono svegliarsi tutti e ritornare nella realtà, aiuta e sostieni a tutti e portaci avanti. Grazie per questo, Signore. Padre, aiuta i miei amici, tutti coloro che sono ancora vicino in contatto con me. Grazie Padre, ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Come avete visto, abbiamo pregato questa preghiera che il Signore accetta con tutto il cuore. Tutto è compiuto, perché mentre preghiamo noi siamo davanti al suo cospetto, davanti a Gesù.
stando davanti alla sua presenza davanti al Tempio Santo. Ecco perché bisogna pregare così per avere misericordia. A volte qualcuno mi dice: Angelo Piccone, ma io ho tanto pregato, ma non ho mai avuto nessun aiuto. Ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo, perché tu stai pregando, stai visualizzando il male sia vicino che sia anche lontano, che sia vicino con grandi dolori doloranti proprio il tuo problema. Tu lo stai visualizzando il tuo male, lo stai prendendo con la tua mano immagine i piedi di Gesù, lo stai buttando il tuo male sia all'interno che all'esterno di te. Già se lo puoi il male da solo o da sola, hai capito, il Signore con la sua azione cambia i tuoi organi, cambia tutto ciò che hai bisogno di cambiare, il tuo corpo con la preghiera che hai fatto lui ti illumina, il tuo cammino con la preghiera benedetta da Dio e da Gesù viene. Adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale, abbasso il quadro. Mentre cominciamo io lo uso a massimo il terzo livello, il più alto, perché già ormai sono abituato. La mia schiena è già diritta, guarita, non perdiamo tempo. Questa è una spugna in dotazione con lo schienale della colonna vertebrale che con questi pizzi di 3 mm, quasi per questi pizzi fanno la digitopressione. I nostri muscoli, le nostre spalle, in un modo che noi ci mettiamo su come il bastone più grosso, più piccolo. Questi sono tutti uno vicino all'altro, fanno la stessa cosa. Come siamo, si vede la micorico, così micorico sopra questo schienale, sia come vedete micorico sopra. Proprio per questo è il sistema di guarigione delle spalle, delle braccia, di tutto ciò che abbiamo bisogno. Vi presento ancora, e quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza, se avete dolore forte schiacciare di meno finché il dolore dopo 4 secondi scompare, diminuisce. Quando vedete che il dolore va diminuendo, voi schiacciare di più in parti del corpo, nelle braccia, delle spalle, dappertutto, nella nuca cervicale. Ovunque avete dei colori schiacciate sempre più forte. Se potete resistere il dolore più schiacciare prima guarite, questo è mio suggerimento, più si schiaccia più prima guarisce la persona. Se quella persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia, la vostra malattia che vi porterà alla morte, scusate che vi dico queste cose, allora il corpo si deve tenere sempre martellato, e il corpo che ogni giorno martellato con qualsiasi mezzo, addirittura lavorando con il motopico per la vibrazione delle braccia, lo accendo e lodo Dio.
mentre vibra perché fa vibrare tutte le mie braccia, la schiena, le spalle e il cervello, tutto il nostro corpo viene vibrato anche questo metodo. A volte prendere il motopico, se ne avete uno, lo accendete e spaccare pietre fuori dove volete. Se non lavorate, spaccare le pietre fuori, e comprendete cosa vuol dire lavoro di pressione in vibrazione, digito pressione. Adesso abbasso di nuovo lo schienale e lo mette su questo lato destro, e mentre sono così io al mio braccio, vedete passare la mano, lo alzo così 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 in alto per Gesù, e oggi lo giro così, giro 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 tutte, perché le mani girano, poi lavora sopra quelle punte che ha fatto vedere lo schienale, e guariscono da sistemare quando siete in questa situazione. Se c'è qualcuno che si sente legato, le si deve fare con la chiroterapia, sì, perché per avviare a questi metodi, sì, ora solo se dico di passare avete sì passare, e perché siete incrostati, ci sono muscoli bloccati, questa pace devo arrivare. Perché era di giocare, si terrà così, capite? Hai capito? Le braccia devono arrivare fino a terra. Per fare questo c'è bisogno un'altra persona che vi aiuta, ogni riga di pesi nelle mani che con il peso scendono, o la persona di abbassando le braccia. Piano piano. Senza sforzarvi con l'ordine vostro, oppure dire abbassare un pochettino e stando fermo in quella situazione. Il muscolo si stira dopo 4 secondi, il cuore pompa il sangue sul muscolo e quel muscolo si stira fino che arriva all'origine quando eravate giovane. Hai capito? Tutti i muscoli vengono in travaglio, uitimo come vengono addirittura guariti e portati all'esistenza di una volta, alla creazione che il Signore vi ha fatto nascere nel grembo di vostra madre, dicendovi: questo perché tornate indietro nel tempo. Quando eravate in salute perfetta che siete nati, ora non voglio subito portarvi nel grembo materno. Piano piano vi ci porterò con la regressione del tempo, piano piano io vi ci porterò a farvi sentire dentro il grembo di vostra madre, si sentirete i battiti concreti, battiti che tu insisti a dire ma è possibile, sì, con la regressione è possibile. Ma questo lo faremo piano piano, lo faremo in un filmato dopo filmato training, il beneficio di una confidenza di fede tra Dio e Gesù, capite? Quando la persona prende confidenza, lo stimolo, prende coraggio. Prende tutto per buono, tutto, e dice amen, alleluia, ed il Padre Onnipotente, perché te lo assimila come parte. Questo è il motto di questo pomeriggio, di questo primo giorno dell'anno, l'ho scartato questo primo giorno dell'anno per dare vita a questo indizio.
Questo beneficio apre il mondo intero. Quest'anno però vi prometto nell'amore della grazia di Dio e Gesù che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre con la spiritualità e vi farò sentire anche i battiti del cuore di vostra madre. Credi a questo, inizia ora, adoperiamo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere perché bisogna la tutta la schiena sia di spalle. Le braccia. Anche i reni, tutto, addirittura il bacino sedendosi sopra questo schienale, perché sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte e quando uno si siede nelle serie rigide dure. Non ha bisogno del materassino perché il sedere sarà duro come le pietre, addirittura perché usò le palline sotto i piedi per il massaggio sotto il cavo del piede. Perché quando cammino posso camminare sopra le pietre senza sentire dolore. Ecco perché il corpo. Bisogna martellarlo perché più il corpo diventa sano e perfetto. Ecco adesso abbasso di nuovo solo nell'altro lato il lato sinistro. Proprio sopra la spalla sopra e digito questo braccio alzando più solo più sento la stimolazione nei miei muscoli, si può non dire. Ma basta con l'obiettivo dove mi metto a solo questa mano o l'altra io perché vicino. Ma presto passo con obbligo della schiena più presso più il dolore va via presto adesso nella cervicale ci sono tre come è qui. Io però ancora questo sistema per fare la io mi alzo con legame storica immagino sopra con la cervicale buona sto massaggiando solo le meraviglie questo il massaggio da solo questo e il massaggio da solo che uno si fa certamente se avete la compagnia di vostra moglie o un qualche figlio vostro, o qualche sorella vostra, qualche fratello vostro vicino. Mentre a